Architettura, costruzione, città è un corso magistrale che forma progettisti dell'ambiente costruito, combinando la tecnica con le scienze umane. Le sfide poste dalla trasformazione della città e del territorio sono alla base di un'esperienza formativa multidisciplinare e internazionale. Queste sfide sono affrontate all'interno delle design units, dove gli studenti sperimentano la progettazione alla scala dell'edificio e della città. Casi reali sono affrontati in team, con il contributo di docenti di discipline diverse, per sviluppare competenze operative e di dialogo con altri esperti. I corsi disciplinari forniscono gli strumenti per la progettazione, permettendo agli studenti di agire nei complessi processi di trasformazione urbana. Le strutture, la fisica tecnica e la modellazione digitale forniscono gli strumenti pratici e teorici per agire nello spazio costruito, dialogando con i tecnici specialisti. L'economia urbana, la storia, la teoria del progetto e del restauro, insieme ad altre humanities, permettono di comprendere la complessità e di inserirsi nei processi decisionali e culturali che agiscono sulla città. Nella parte finale del percorso, ciascuno studente potrà affinare la sua specializzazione in maniera autonoma. I contatti con l'attività di ricerca, i corsi e i workshop pratici di progettazione sono solo alcune delle opportunità offerte per sviluppare il proprio progetto finale di tesi. I team studenteschi, costruiti attorno a progetti da realizzare, gli incontri con professionisti e studiosi e la possibilità di essere supportati per tirocini pre e post laurea in più di 30 istituzioni si aggiungono alle molte possibilità offerte da una grande comunità di studenti provenienti da tutto il mondo. I piani di studio, erogati in lingua italiana e in lingua inglese, promuovono la mobilità internazionale. I programmi Erasmus e di doppia laurea sono attivi in 20 paesi, coinvolgendo oltre 50 istituzioni nel mondo. L'emergenza sanitaria che tutto il mondo ha affrontato ha posto molti interrogativi a docenti e studenti, che hanno risposto con una didattica a distanza, basata su nuovi modi di interagire, trasformando sopralluoghi, revisioni progettuali, lezioni e incontri, senza interrompere la loro attività. L'esperienza formativa è diventata nella nostra comunità un nuovo orizzonte di progetto.